Siamo al Forum Club 2011 con Carol Kaplan, titolare del Life Smart Club di Londra e professionista del settore fitness da circa 30 anni. Carol, perché l'approccio olistico al settore salute e fitness è così importante oggi? Why is the holistic approach to health and fitness so important today? Perché non è possibile separare una parte del corpo del sistema dalle altre. Per raggiungere un vero stile di vita improntato alla salute, varie componenti devono inevitabilmente interagire tra loro. Dobbiamo pertanto verificare come le persone dormono, come digeriscono, come si nutrono, se hanno problemi motori, se respirano correttamente. Serve una conoscenza globale di come funziona il corpo umano nelle varie età e come gestirlo. È una conoscenza che non viene insegnata a scuola. Qual è il ruolo che le scuole, il governo potrebbero giocare nel supportare e promuovere una relazione più stretta tra settore medico e club? Which role could schools and government play in supporting a partnership between clubs and medical sector? Innanzitutto scuole e governo possono fare davvero molto per se stessi in termini di formazione e cultura su questa tematica. Io lavoro con le scuole alle quali spiego che anziché coinvolgere i bambini in attività competitive mutuate dal mondo adulto, bisogna spiegar loro come funziona il loro corpo, come si sviluppano i muscoli, come respirare, come isolare i movimenti. Bisogna far sì che ogni giovane sviluppi una maggiore consapevolezza del proprio corpo e del suo funzionamento, in modo che non si sentano inadeguati e possano utilizzarlo davvero. È inoltre fondamentale insegnare nelle scuole la corretta alimentazione e come cucinare i cibi. Anche l'alimentazione deve diventare una materia al pari della matematica. Se partiamo dalla scuola, possiamo prevenire molti problemi di salute e le strutture come la mia possono contribuire a mantenere questo buono stato di salute. L'85% di ciò che dobbiamo fare con i medici, professionisti del fitness e altri operatori sanitari andrebbe innanzitutto fatto a livello formativo, con la scuola, sempre che il governo ci autorizzi a farlo. L'ultima domanda è: qual è il primo passo che i club e il settore medico possono fare per rafforzare questa relazione? Which is the first step that clubs and medical sector can take to strengthen the relationship? È interessante perché non si parla solo di club e settore medico-sanitario. Si parla da una parte di fitness, alimentazione, operatori sanitari come kinesiologi, osteopati e medici. Ci sono quattro distinte aree che devono incontrarsi e interagire. Lavorare in partnership anziché vedersi come concorrenti. Servono persone come me che non sono un osteopata e tantomeno un nutrizionista, persone che lavorano nell'ambito del fitness e, non avendo la professionalità indispensabile, creano i presupposti affinché queste diverse figure specializzate lavorino insieme in modo proficuo. Il mio lavoro è paragonabile a quello di un coreografo. Ho creato io stessa questa figura professionale che in realtà non esiste ancora.